Sono Alice Grieco. Sono Daniel Foyce. Il leone. The King. Il passaggio all'Inter è venuto perché mio padre si è trasferito qua a Milano e allora abbiamo deciso di venire qua a Milano. Scoprì che Daniel doveva venire all'Inter. E da lì ero molto molto felice perché sapevo di riprendere la nostra amicizia che avevamo da quando eravamo piccoli. La mia passione per il calcio nasce da quando avevo 6 anni, quando mia madre mi portava all'oratorio e vedevo molti ragazzi giocare a calcio. Comunque era un gioco che mi divertiva moltissimo. E quindi una volta decisi comunque di comprare alcuni palloni perché così almeno provavo a giocare a calcio per vedere com'ero. E durante le giornate mi facevo accompagnare comunque da mia madre, andavamo al parco, mi allenavo da solo e ci sono stati alcuni momenti dove alcuni ragazzi mi chiedevano di fare una partita con loro, giocare insieme a loro, così almeno facciamo anche nuove conoscenze. I primi momenti che ho tirato il calcio di un pallone, ricordo che eravamo in un hotel in Congo, eravamo io e Anise, che giocavamo sempre dentro una piscina a calcio il pomeriggio, anche prima di pranzo. Un ragazzo che c'è tanti margini di miglioramento dal punto di vista sportivo, ma prima di tutto è un ragazzo eccezionale, è sempre sorridente, sempre disponibile con gli altri per quanto riguarda quello che fa in allenamento e partita, dà sempre il massimo e fa onore questo perché al di là dei margini di miglioramento che ne ha, molti può fare strada e può arrivare lontano. Daniel è un ragazzino che ha ottime qualità tecniche, è dotato di buone qualità anche atletiche e quindi è sicuramente un prospetto interessante per quanto riguarda il settore giovanile dell'Inter. Poi chiaramente sono bambini, quindi bisognerà vedere poi in futuro quali saranno i suoi margini di crescita, però sicuramente è un bambino interessante. È arrivato come tutti i ragazzini perché ha fatto vedere nella sua fascia di età qualche dote che ci ha colpito e ha fatto tutto il percorso tecnico cercando di ogni anno apprendere dagli allenatori che ha avuto. Io l'ho avuto qualche anno di e sotto il punto di vista proprio tecnico sul campo e anche sotto il punto di vista proprio di papà, nel senso che gli si sta vicini anche per quello che riguarda un comportamento al di fuori del campo, un atteggiamento positivo, sempre disponibile a rispondere alle nostre proposte, perché è questo che dobbiamo fare. Anise è arrivato con noi 7 anni fa, per noi adesso sembrano pochissimi, sono stati anni abbiamo aspettato, per cui anni un po' difficili, l'attesa è stata lunga. Poi però quando è arrivato è stato tutto come se fosse normale, insomma. Un ragazzino che ci ha riempito la giornata, la vita e tutto.
certo, i primi tempi ci siamo un po' conosciuti, lui parlava francese, quindi c'è stato un po' di periodo di adattamento, ma poi è stato un bambino che si è integrato subito, e, sia a scuola che all'interno dell'oratorio, con gli amici nel condominio, quindi poi il calcio anche l'ha aiutato, è sempre stato ben voluto, un po' la mascotte, quindi diciamo che si è inserito benissimo. Sì, noi abbiamo conosciuto Anisè e i suoi genitori adottivi a Kinshasa, quando siamo andati a prendere, a conoscere Daniel, a fare le pratiche locali nel paese di provenienza di Daniel, e siamo stati insieme praticamente, non dico tutto il giorno, la notte no, ma tutto il giorno, per 10 giorni, tempo necessario per poter espletare tutte le pratiche con il governo congolese. Quindi loro, anche a causa del fatto che Kinshasa non è una città, non era, immagino so adesso, ma non era una città molto sicura, passavamo tutto il nostro tempo all'interno dell'hotel, quindi loro vivevano fianco a fianco, non provenivano dallo stesso istituto, quindi si sono conosciuti lì, però hanno vissuto quasi in simbiosi per 10 giorni, quindi giocando con la stessa palla, condividendo gli stessi giocattoli che avevamo portato, mangiando sempre insieme e stringendo un legame che poi, nonostante la distanza tra Roma e Milano, il destino ha voluto fargli ritrovare proprio a Milano. Loro si erano rivisti anche, devo dire, in occasione di una vacanza al mare, casualmente ci siamo ritrovati nello stesso posto, e intanto abbiamo rivisto Anisè, che era diventato, non dico un uomo, ma cresciuto tantissimo. E dopodiché il caso ha voluto che io per lavoro mi spostassi a Milano. Il mio sogno del cassetto è diventare un calciatore dell'Inter. Soprattutto perché vorrei lasciare un segno nel mondo dell'Inter, nel mondo anche del calcio. Il mio sogno è di esordire in Serie A con la maglia dell'Inter.